Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, eccoci qua per una nuova proposta di unboxing. In questi ultimi giorni mi sono arrivati un sacco di pacchi, pacchetti, pacchettini. Cioè, mi sono arrivati ovviamente, li ho pagati e poi mi sono arrivati, non è che le cose mi piovono dal cielo, ma andiamo appunto a vedere le cavolate che ho preso in questi ultimi giorni. Quindi spacchettiamo subito il primo pacchetto, così vediamo insieme. Eccolo qua. Via la carta, ovviamente. Allora, cosa abbiamo qua? Wireless earphone, ecco qua. Sono praticamente delle cuffiette, come dire, fatemi leggere perché mi sono scritto qualcosa se non mi ricordo mai niente. A induzione ossea. Cosa voglia dire di preciso? Non lo so, soprattutto non so come possa sentirsi la musica, visto che non si infilano dentro le orecchie, ma pare funzionino bene. Adesso non le ho ancora provate. Appena avrò tempo, riuscirò. Vediamo un po' innanzitutto come sono fatte. Dentro non c'è assolutamente niente, se non la scatola e un piccolissimo cavetto. Dovrebbero funzionare tipo in questa maniera qua. Ecco, vedete, non si infilano dentro le orecchie, ma praticamente stando a contatto con la tempia, con le ossa della testa, dovrebbero far sì che le vibrazioni facciano sentire meglio. Sono molto dubbioso a riguardo. Comunque, passiamo poi al secondo pacchetto, che è un pochino più consistente. Eccolo qua. Questa volta Amazon non mi ha mandato la scatola per apertura antideficiente, ma un pacchettino normalissimo. Ah, questo è veramente interessante. Questo praticamente è un mini frullatore da viaggio. Consente di realizzare smoothie, frullati, succhi portatili in viaggio, di facilmente pulire. Lanciare solo il video non viene bene, se non lanciamo tutti i pacchi, mi dimentico sempre. Vediamo all'interno della confezione che cosa abbiamo: cavetto di ricarica e il frullatore che è piccolino, vedete, è molto carino. Si ricarica tramite USB, si frulla, si pulisce anche abbastanza facilmente. Questo deve essere veramente molto interessante, molto carino. Bene, mettiamo via. Poi vi darò tutte le informazioni sul video, nella descrizione troverete il link per comprare, le descrizioni, tutto quanto, eccetera, eccetera. Terzo pacchetto, vediamo qua cosa abbiamo. Altre cuffiette, questa volta è l'unboxing delle cuffiette, l'altra volta era l'unboxing delle borracce, torce, che per inciso non sostituiranno mai la mia Cheerless, quello voglio dire. E dunque, queste sono semplicemente delle cuffiette che vanno molto in voga in questo periodo, sono Bluetooth in-ear, quindi vuol dire che si infilano dentro l'orecchio, con la custodia ricaricabile. Eccole qua. Non sono amante, mi è rimasto attaccato un filino. Non sono amante, diciamo, delle, non so se si vede bene, comunque, delle cuffiette in-ear, devo essere la sincerità, devo dire la sincerità, la sincera verità, ma preferisco quelle classiche. Sarà la vecchiaia che fa sì che le mie orecchie non siano ancora portate per queste nuove cuffiette. Poi dentro abbiamo i riduttori, i vari cavetti. Però appunto ho voluto provarle, vediamo un po' se la spesa, che è pur minima, sono sempre, non sono quelle originali, classiche o delle marche più famose che non sto qui a dirvi, ma vedremo se funzioneranno bene, soprattutto se mi adatterò ad usare queste nuove. Quarto pacchetto, non so neanche più contare, sì, quarto pacchetto, questa volta Amazon mi ha mandato quello antideficiente, vedete, come da aprire. E qui abbiamo, ah, ecco qua, questo è un anello luminoso per fare i selfie. No, non è anche, non è un oggetto, un sex toy, diciamo, anello vuol dire non quello vibrante, ma quello da attaccare praticamente con una clip. Vedete, si ricarica anche questo tramite USB, si attacca con una clip al cellulare, si illumina con i LED e fa sì che il vostro video, scusate, il vostro viso sia sempre illuminato per foto o video, appunto, quando avete l'esigenza, soprattutto magari nelle foto notturne, di essere un po' più alla luce. Deve essere molto carino, molto interessante, anche questo lo proveremo. Via questo pacco, via questo pacco. Cosa manca? Ancora questo. Non so assolutamente cosa sia. Apertura facilitata, antideficiente anche in questo caso. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Ah, questo qui, ve lo faccio vedere, è un kit da viaggio. Con all'interno, se non erro, ci dovrebbero essere le babbucce, il cuscino, quello che si usa da viaggio, soprattutto negli aerei. Poi, cosa ci sarà? I tappi delle orecchie e la mascherina per dormire. Si vede? Ecco qua. Veramente pagato 2 lire, cinesata come al solito. Però questo
questo anche molto interessante. Veniamo all'ultimo pacchetto, che cos'è? Non lo so neanche io. Questa roba qua, ok, questa roba qua, anche questo non è un sex toys assolutamente, ma è una roba per la pulizia del viso, dovrebbe in teoria aspirare tutte le schifezze che si annidano nei nostri porellini della pelle. Non so sinceramente se funziona, qua ci sono tutte le, non so queste cosa possono servire, se qualcuno lo sa poi me lo dirà, i vari beccucci, sinceramente non so se funzioni bene, di sicuro farà schifissimo poi doverlo pulire. Bene ragazzi, per questo terzo video dell'unboxing è tutto, come ho detto prima vi lascerò in link in descrizione tutti appunto i link, le varie descrizioni di ogni prodotto un po' più dettagliato, e nel caso vi interessasse qualcosa chiedete, scrivetemi e ne parleremo, e consigliatemi voi qualcosa o ditemi se avete già provato qualcosa di questi oggetti, soprattutto magari proprio non quello ma qualcosa di simile, e ditemi la vostra su questi oggettini, queste cavolate che mi sono arrivate. Bene ragazzi, con questo video chiudiamo questa giornata, ci vediamo alla prossima, come sempre restate collegati e mettete like e iscrivetevi al canale, sapete già tutto, ormai siete super informati. Ciao!